Io sono Vicious 17, piacere! Signore e signori, sono stato taggato in questo video da Edermaster Recensioni e più, un altro collega che ha il titolo lungo come il mio, per rispondere al video tag cartoon anime video tag. Quindi, signori, le domande sono tantissime, non sono tutte con un finale porno, non vi preoccupate, ma le domande sono tantissime, così tante che neanche al mio esame di stato me le hanno fatte. Allora, prima domanda: qual è il tuo cartone anime che hai seguito? Non me lo ricordo. Ero così piccolo che non potevo ricordarmi. A un bambino di solito gli fai vedere i cartoni, quindi il mio primo cartone. Manco saccio. Seconda domanda: stai seguendo qualche anime? Precisamente io aspetto le puntate o l'intera stagione. Per adesso non sto seguendo niente perché è finito. Ho finito di vedermi tutto quello che c'è in italiano, quindi adesso passo in inglese e basta. Terza domanda: quali erano i tuoi tre cartoni / anime preferiti? Beh, sono tre. E in poche parole sono Cowboy Bebop, Samurai Champloo e Trigun. Quarta domanda: personaggio che hai più amato? Ce ne sono due al primo posto pari merito. Il primo è Spike Spiegel di Cowboy Bebop e l'altro pari merito è Mugen di Samurai Champloo. Cioè, se fosse per me, quasi metà video tag fosse quasi su Samurai Champloo per me. E Cowboy Bebop. Allora, quinta domanda: personaggio più odiato? Sakura. Precisamente Sakura Shoryu Langei. Cioè, non lo so pronunciare. Comunque Sakura di Neon Genesis Evangelion, però precisamente nella prima edizione dell'anime. Sesta domanda: in quale personaggio ti identificavi o avresti voluto assomigliare? Perché? Di certo noi siamo persone, degli esseri unici, in poche parole, quindi non c'è una persona, un anime, un personaggio di un anime che ti rappresenti di più o che mi rappresenta di più. Questo discorso non vale per gli otaku, perché loro sono un'altra cosa. Quindi, diciamo, proprio per questo motivo un po' assomiglio a Spike Spiegel, un pochino per alcuni versi assomiglio a Mugen. Periodo e poi basta. Non è un terremoto, sono io che ho toccato il treppiedi e il treppiedi poi ha mosso tutto il trabiccolo di sopra. Settima domanda: il personaggio che ti ha fatto innamorare? All'epoca, quando ero piccolino, mi piaceva e impazzivo tanto per Sailor Mercury, la ragazza con i capelli blu di Sailor Moon. Poi, quando sono un pochino più cresciutello, ha incominciato a piacermi, mi piace così, non so come dire, Hinata di Naruto. Ottava domanda: miglior coppia? Allora, seguendo lo stile che c'era tra anime e cartoni animati prima degli anni 90, la miglior coppia sono tutti quei cartoni animati, in questo caso sono pochi manga, ma soprattutto cartoni animati dove i protagonisti erano in due, tipo Terry e Maggie. Questi me li sono segnati perché neanch'io me li ricordavo un granché, quindi mi ricordavo chi erano i cartoni ma non mi ricordavo il titolo preciso, tranne Terry e Maggie. Lisa e Senia, un solo cuore per lo stesso segreto, oppure i gemelli nel segno del destino. Questi possono, ripeto, possono essere più cartoni animati che anime. A livello di anime, la miglior coppia secondo me è Eiki Onizuka e Ryuki Dainama. In poche parole, i due migliori amici, quelli loro secondo me fanno la miglior coppia, in poche parole, e sono completamente diversi l'uno dall'altro ma hanno cose in comune. Sempre sto parlando come coppia a livello di amicizia, non a livello di sufi. Nona domanda: la scena più bella di un cartone che non dimenticherai mai? E siamo di nuovo là: Cowboy Bebop, il finale di Cowboy Bebop. Bang. Where's your
Decima domanda. La scena più brutta che non dimenticherai mai. Sono poche cose che a me impressionano, soprattutto in un anime. Quindi a posto di dire la più brutta dico quella che è la più brutta nel senso che non mi piaceva. E in questo caso la scena che non mi piace delle serie anime che ho visto io è quella di Kamina e Simon, dove fanno la fusione tra il corpo e la testa. E il cartone. L'anime in questione è Gurren Lagann. Undicesima domanda, la scena per cui hai pianto. La morte di Toki in Ken il guerriero. Lo so che c'ho delle cose particolari, ma se vuoi toccarmi il cuore mi devi far vedere scene del genere. Sacri guerrieri che vengono uccisi in una cosa. Pensate che io pianto pure nel film Muhammad Ali. Quindi nel finale di Muhammad Ali, cioè io piango in quei casi, non piango quando c'è da piangere, ma piango proprio per determinati tipi di sport. In questo caso ho pianto proprio alla morte di Toki nel cartone di Ken, cartone, anime, di Ken il guerriero. Dodicesima domanda, miglior anime sportivo? Holly e Benji, ma soprattutto per la loro veriticità. Comunque, seguendo il filone delle cose che non mi piacciono prima degli anni 90, proprio giusto, come contraddirsi da solo, oltre che il guerriero che ho detto nella domanda di prima, adesso dico Slam Dunk. Cioè, voglio fare una precisazione. Non è che tutto quello che prima degli anni 90 non mi piace, ce ne sono veramente, veramente pochi che mi piacciono di cartoni, anime, che sono prima degli anni 90. Tredicesima domanda, il miglior anime con una storia d'amore? La professoressa di lingua. Anche se non è proprio il mio genere, dico Nana, per le sue molteplici storie d'amore. Quattordicesima domanda, un anime per riflettere? Non chiedete a me di riflettere. Basta riflettere. Comunque, volete riflettere? Qualsiasi cartone animato per bambini che alla fine abbia una morale. Finito. Ecco qua, per riflettere. Non rubare. Alla fine gli restituisce allora perché... Non rubare. Non uccidere. Ma più che un cartone, quella mi sa che è la Bibbia. Siamo là comunque, sempre i racconti là di fantascienza. Quindicesima domanda, un cartone per le ragazze. Allora, purtroppo ancora non hanno creato nessun cartone animato o anime dove si canta e si balla come in Maria De Filippi, che sia una soap opera e si cucina come la Parodi, quindi non ce ne sono, mi dispiace. Forse è un pochino sessista quello che ho detto. Ma non me ne frega un cazzo. Sedicesima domanda, un cartone che guardavi solo tu? I Simpson. Cioè, nel senso che in casa oltre me chi guardava in quel momento quel film, quel cartone, in quel momento c'ero solo io, quindi di chi? Simpson. Un cartone di cui non hai mai saputo il finale. Un cartone che non ho mai saputo il finale, che non mi interessa sapere il finale, è quello di One Piece. È uno dei pochi cartoni anime che non mi interessa vederlo perché lo paragona a Dragon Ball, non come la sua, per la sua bellezza, cioè One Piece è carino, è bello, per la sua lentezza, lento come la morte. Ogni cosa è più lunga della saga di Freezer di Dragon Ball. Uno giramento di coglioni, 90, le prime 90 puntate erano solo per uccidere questo cazzo di Crocodile. Dopo 90 puntate ancora non l'hanno ammazzato Crocodile. Ho detto non mi interessa, perché se inizia così finisce di merda. Tre cartoni più tamarri. Ce ne sono più di uno, ma in questo caso dico Biker Mars Samarte. Non l'ho pronunciato bene, ma si capisce quali cartoni sono. Afro Samurai e Street Shark. Ce n'è qualcuno pure un pochino più, però questi sono quelli che secondo me sono un po' tamarrini. Diciannovesima domanda, un cartone che guardavi la mattina e a pranzo, merenda e sera. E mo' hai trovato un otaku, in poche parole. Avevo una vita, quindi non stava presso i cartoni animati. Comunque, già la mattina non guardavo cartoni animati perché mi svegliavo tra le 6 e le 5 di mattina, o per andare a scuola o per andare al lavoro. Quindi
trovatemi un qualcosa che trovatemi un cartone che c'era a quell'ora, non ce n'erano. Poi a pranzo vedevo un cartone, precisamente io pranzavo verso le 2:30 e quasi sempre, il 99% delle volte ero solo e guardavo i Simpson perché era l'unico programma della TV italiana educativa e già all'epoca immaginatevi che stima avevo per la TV italiana, immaginate adesso quando ne ho. E poi la sera su NTV, se non erro si chiama Anime Night, una cosa simile, su NTV alle 9 di sera facevano vedere degli anime, in poche parole, il martedì sera verso le 9. Se avevo tempo cercavo di vedermi Anime Night. 20. Bim bum bam, solletico o melevisione? Bim bum bam e solletico. Quando è uscita la melevisione ero un pochino troppo grandicello per la melevisione, comunque ne manca uno, ci manca l'albero azzurro, che quindi io sono, ragazzi, sono della classe 87, fatevi i conti voi. Domanda 21, cartoni sulla Rai, Mediaset o altri canali? Allora, sulla Rai una volta c'erano i Digimon, sì, io appartengo a quella piccola nicchia che non piacevano i Pokémon, ma mi piacevano i Digimon. Ero piccolo, non potevo sapere che cosa dicevo all'epoca. Poi, la sera, NTV come altro canale, come ho detto prima, quando avevo del tempo, cercavo di vedere il martedì sera Anime Night su NTV alle ore 21. Però l'ho guardato per un paio di annetti, nemmeno, perché ho avuto da fare, poi l'ho visto, in poche parole, fino a quando hanno fatto vedere Inuyasha. Altri canali c'erano JTV, che per la prima volta, si sta parlando sempre di anni fa, ricordo sono sempre dell'87, su JTV guardavo per la prima volta la serie di Dragon Ball, non Dragon Ball Z, Dragon Ball, per la prima volta. C'erano altri cartoni come Virtua Fighter. Oltre questo, visto che ho 28 anni e tra la, diciamo, la mia compagnia ero quasi tra i più piccoli, quasi tutti i miei amici sono sposati e con figli, quindi sono ritornato a guardare cartoni animati, ma non cartoni animati, sono bambini piccoli, quindi ci vediamo Rai Yo-Yo, Rai Gulp, K2, sti cazzi, Peppa Pig, l'orso Bababù, e Kitemu. Ah. 22. Canta un pezzo della sigla del tuo cartone preferito. E come la canto? Cowboy Bebop non si canta, l'unica canzone, proprio l'unica sigla che non è un cantante, Cowboy Bebop. Che faccio? Vabbè, faccio la mia seconda, visto che ne ho un altro tra i miei preferiti. Faccio Samurai Champloo, vi canto Samurai Champloo, va bene? Allora, via con la base! Gangsta! E come ve la canto questa? 23. A che età hai smesso, se hai smesso, di guardare cartoni animati? I cartoni animati l'ho smesso quando ero ancora un bambino, un ragazzino, non guardo più i cartoni animati. Continuo a guardare gli anime, ma non i cartoni animati. A meno che non sono a casa di amici, che purtroppo c'è il bambino che non mangia se non c'è Peppa Pig. Io non odio Peppa Pig per questo, odio Peppa Pig perché lo vedo troppe volte. So più la serie di Peppa Pig che quella di One Piece. Domanda 24, chi tagghi? Io tacco. Nerding selvaggio, vediamo un esperto di questo genere se risponde adeguatamente. Poi taggo Shoji e poi taggo RevTube. Signori, io ho fatto la mia apparizione del cavolo e ti saluto pedifico.